Meritata affermazione della Juventus e subito in vantaggio. Causio ruba la palla a Bulgarelli e batte imparabilmente Adani. Ancora una irresistibile azione in tandem Bettega-Anastasi. Adani è già bravo ad opporsi a Bettega. Nulla può sul successivo colpo di Anastasi. Al termine tripudio di bandiere bianconere. 42esimo minuto del secondo tempo. Questo è il gol di Salvadore che porta in pareggio la Juventus. 25esimo il pareggio, punizione di Causio, entra di testa Salvadore e in fila, 1-1. E appresso la Juve raddoppia, fa tutto Causio, avanza, supera Sabadini e infila con Secco Rasoterra l'angolo basso della porta milanista. Rivediamo il gol dall'alto. Mozzini respinge corto. Scambio Cucurè-Dualler e traversone teso che Anastasi gira in rete al volo. 2-1. Tira il penalty Causio a fil di palo. 1-0. Gol, bello spunto di Furino che smarca Haller sulla sinistra. Corto e basso il centro del tedesco che Mancin devia nella propria porta. Al 42esimo il raddoppio, corner di Haller, Bettega tenta il tiro che Tommasini ribatte. Palla Furino che appoggia per Causio, Secco destro e palla nell'angolo alto della rete cagliaritana. 10esimo, doppio scambio Haller-Anastasi-Haller che il tedesco conclude con una bella rete. Ventiquattresimo, scende Causio a sinistra e centra, Altafini di testa, segna il gol della vittoria. Il compito più difficile è indubbiamente toccato alla Juventus. Ma il vecchio leone Altafini, eletto domenica scorsa campione della Domenica Sportiva, ha giustificato il titolo segnando questo gol e rendendosi più volte un minuto, con la complicità del terzino Ripari che nel tentativo di allungare il portiere serve invece Altafini. Il brasiliano, autore di una gara maiuscola, continua così a dimostrarsi validissimo uomo gol. È il vivacissimo Anastasi che infila con un gran tiro da oltre 20 metri la rete vicentina. Con tutta tranquillità la Juventus ha superato la Ternana, batte forte in diagonale Causio. Juventus 1, Ternana 0. 14esimo da Capello ad Altafini che tira, ribatte Geromel, Altafini riaggancia e infila, 2-0. Segno al 32esimo quando un cross di Causio ha trovato impreparato Vieri, ma non Capello che ha servito Altafini. Tocco di esterno destro dell'ala e palla in rete. Cross di Cucurè-Dualler, testa di Capello, respinta di Facchetti e pronto tiro di Anastasi, che infilava in porta alla destra di Vieri. Era questo un gol meritato per la maggiore pericolosità dimostrata dai bianconeri. Ma al 20esimo, approfittando di un malinteso Roversi Adani, il centravanti fa centro. Poi esulta, braccia levate al centro. 45esimo, spiovente di Causio che Roversi tocca appena. Anastasi ne approfitta e batte per la seconda volta ad Adani. Rivediamo il gol da un'altra angolazione. Annotando che Bettega aveva finora segnato una sola volta nell'andata proprio contro la Lazio. La Juventus va in vantaggio al quarto del secondo tempo. Punizione e gol sono di Capello. Anche se è sabato, lo stadio fiorentino straripa di pubblico e Causio realizza il rigore. We'll be right back.
clamorosa prova della Ternana che è riuscita con... Ma la Juventus ha vinto ugualmente sul terreno umbro. Al 19° i bianconeri vanno in vantaggio. L'azione è avviata da Savoldi II, subentrato all'infortunato Spinosi, ed è Bettega a sfruttare abilmente un'indecisione di Agretti. Il cannoniere juventino sembra ritornato alla forma migliore. Sul tiro dal dischetto di Causio, Geromelle è bravissimo a respingere, ma non può impedire allo juventino di tornare sul pallone e battere in rete, 3-1. Disturbato, Corso lo controlla a distanza, poi tira in diagonale, Vieri forse coperto e colto di sorpresa. 41esimo, Caparbi offensivo. Altafini mette a segno il suo 199esimo gol. A 2 minuti dal termine, questo gol di Damiani ha stroncato le ultime illusioni della Lazio, una Lazio apparsa incerta e timida, forse perché troppo compresa dell'importanza della posta. Al Milan, improvvisamente si annebbiano le idee, Zigoni comincia i caroselli in area milanista. Al 17° si sposta a destra, centra alla perfezione, arriva indisturbato Sirena ed è il primo gol della cinquina. Il Milan accenna a reagire, ma non passano 10 minuti e arriva il secondo. Contropiede veloce veronese, tira Busatta, respinge Turone, ritira Luppi, Zignoli devia quel tanto che mette fuori causa Vecchi. Al Milan vengono i sudori, il Verona gioca in scioltezza. Avanza Bergamaschi, allunga Luppi che infila la porta di Vecchi con un bel tiro ad effetto. Siamo appena alla mezz'ora. È Rosato che al 33° infila il 7 con un gran tiro da fuori area dopo calcio d'angolo. Intanto Nanni, che aveva annullato Chiarugi, esce per stiramento, rimpiazzato da Cozzi. Chiarugi non ne trae vantaggio, il Milan neppure. 25 minuti della ripresa passano con blandi tentativi del Milan, rincuorato dalle notizie che danno a Roma la Juve in svantaggio. Ma è evidente che Rivera e compagni non hanno la forza per trovare gli spiragli buoni. Allora riprova il Verona e va bene a Luppi che si esibisce in un bel dribbling e regala il quarto gol ai suoi colori. Passano 3 minuti e con la cinquina si conclude il dramma milanista. Questa volta è Anquilletti a deviare nella sua porta un lungo tiro di Busatta. Ancora un guizzo d'orgoglio rossonero per conquistare altri 2 inutili gol. Al 40° Sabadini, che devia di testa un calcio d'angolo, e in zona recupero Bigon, che finalmente trova il piede giusto. 5-3 per il Verona, lo scudetto per la Juventus. Chi se l'aspettava? Take them right away, child. Pick it up.